Ben ritrovati cari amici nel nostro consueto appuntamento settimanale con Bianconero. Siamo in compagnia questa settimana con Diego Conson, difensore del Viareggio, che saluto e vado a ringraziare. Buonasera, buonasera a tutti. Una settimana, Diego, ti introduco subito, sfortunata un po' per il Viareggio, un po' in particolare anche per te, che sei stato espulso proprio quando ormai la partita era terminata. Ironia della sorte, anche in un'altra trasmissione, quando sei stato nostro ospite, fosti espulso con la spalla. Quindi Sì. sembra, bisogna dire alla nostra amica Elena che programma tutti gli ospiti, che stia un po' attenta, che magari ti porti un po' più fortuna. Eh sì, come hai detto tu, purtroppo anche 2 anni fa, partita con la spalla, vieni espulso. Il martedì ero qui in studio a commentare l'espulsione. Purtroppo è una brutta cosa. Capita, dopo entriamo anche nel contesto di questa partita che grida ancora vendetta per il 2-0 a favore del Gubbio, ma più che altro per il modo in cui è arrivato questo risultato. Vediamo ora insieme i risultati di domenica che hanno visto l'Ascoli vincere con perdere, no, con il Grosseto per 1-0. Barletta Lecce 1-2, Gubbio Viareggio come detto 2-0, Aquila e Salernitana 1-1, il Frosinone che ha vinto nella finale a Pagani per 2-1, Perugia e Prato 0-0, Pontedera e Pisa 2-2, hanno riposato il Catanzaro e il Benevento. La sapete che la Nocerina non gioca per i problemi societari che ha avuto e quindi finché non hanno esaminato il ricorso gli avversari di questa squadra riposano con il 3-0 a favore appunto loro e con la sconfitta a tavolino per la formazione campana. Per una classifica che ha visto ora l'aggancio in testa del Frosinone alla Perugia con 45 punti, seguiti da Lecce 37, Aquila 36, Benevento 34, Pisa 33, Catanzaro 32, Pontedera 30, Gubbio 29, Salernitana e Grosseto 28, Prato 27, Viareggio 21, Barletta 18, Ascoli 15, Paganese 13, Nocerina 12. Chiedo un attimo a Matteo di mantenerci in sovraimpressione la classifica, perché Diego ti chiamo subito in causa, il Gubbio con questi suoi 29 punti, la nona squadra, l'obiettivo che vi eravate prefissi dopo la vittoria di Pagani con le partite con il Pontedera e l'Aquila e questa di Gubbio, pensavate che potesse essere alla vostra portata. La matematica però dice che c'è sempre da sperare. Sì, come ho detto prima, noi fin quando la matematica non ci taglia fuori dalla scia dei playoff, noi comunque combattiamo sempre. Come hai detto tu, purtroppo, cioè, a me dà fastidio guardare che la zona playoff c'è il Gubbio, Pontedera, Catanzaro, Pisa e Benevento, sono squadre che noi abbiamo messo in difficoltà, tra le quali contro Benevento e Pisa abbiamo anche vinto. Purtroppo fa male guardare questa classifica qui, però ti ho detto, fin quando la matematica ci dice che possiamo ancora lottare, noi lottiamo. Ora ci trasferiamo con le immagini proprio allo stadio di Gubbio, dove, come abbiamo detto, il Viareggio è uscito sconfitto per 2-0, con episodi però, Diego, che vi hanno condannato forse in maniera un po' troppo netta, nel senso che loro è questo, ecco, descrivici un po' questo gol del vantaggio con Giallombardo che ti è sbucato dietro all'improvviso. Io sinceramente, per come l'ho interpretata, ho pensato che magari era meglio dare un po' di copertura alla palla. Sono andato, vedi che ho Sì, fatto Matteo qualche ha visto, ha metro, riportato subito l'azione indietro proprio per fartela vedere. ho fatto qualche metro per dare un po' di copertura a Nicolao. Pensavo che magari tutta la difesa scalasse, però cioè, io ho sbagliato, quindi non voglio dare la colpa a nessuno. Però pensavo, vedi che magari, Sì. io dando un po' di copertura a Nicolao, magari gli altri Ecco, queste difensori sono cose che provate scalassero. anche in allenamento con il mister ed è un peccato che poi, ecco, Giallombardo per di più anche un ex che Ianex. ha giocato a Viareggio, anche lui giovanissimo insieme con Sansovini, 19 anni, arrivarono dalla Roma. E poi, ecco, avevate avuto la ghiotta occasione, ecco qui Matteo è bravo, ha rallentato e farci rivedere ancora il gol, che lì a tu per tu con il portiere Massimo Gazzoli che non ci ha potuto fare nulla. E poi, ecco, potevate riaprire la partita. Qui c'è Mungo che ora vediamo che calcia il difensore che si gira, fa col cal
fallo di mano e l'arbitro lo ammonisce e vi assegna il rigore. Ecco, qui con Vannucchi potevate riaprire la partita. Beh, direi che il calcio di rigore comunque è netto. Abbiamo avuto questa occasione, per l'ennesima volta abbiamo sfruttato male. Ho letto un'intervista che Igli ha messo di aver calciato un rigore non decisamente alla sua altezza. Però... E qui è bravo il portiere che ha togliere, ecco, la soddisfazione del gol, perché qua Igli poteva rifarsi subito perché aveva trovato l'angolino. È stata proprio la giornata di questo portierino del Gubbio, che è riuscito a essere protagonista, e qua purtroppo arriva questo patatracca. Ecco, qui non c'è stata diciamo, non si sono capiti. Qua sei te più lontano, Nicolao, Gazzoli, ecco, eravamo, ma sinceramente ancora devo capire che è successo, perché un gol così forse, cioè, non l'ho mai visto un gol del genere. E bello è che eravamo due di noi con un unico avversario, l'avversario addirittura alza le mani al cielo per dire peccato che non è passata la palla. È stato fortunato lui che poi gli ha carambolato il pallone. È passata la palla addosso e poi si è trovata la palla a tre piedi. Poi come al solito l'hanno sfruttata alla grande. È chiaro che qui 2-0 sembrava tutto chiuso e compromesso, però siete riusciti a rimanere in partita, la potevate anche riaprire, ciò che non è avvenuto. Il risultato forse, ecco, per quello che avete espresso sul campo è bugiardo, 2-0. Soprattutto, sì, come hai detto, il primo tempo, comunque vedi anche questo, no? Sì. Occasioni ne abbiamo avute, è stato bravo il portiere loro. Però poi vedi, anche qui ho sbagliato io, ma tutte le occasioni che hanno avuto loro comunque per demerito nostro e non per bravura loro. Perciò fa male guardare quel tipo di classifica. Però... E poi arriva, dopo avevi avuto una munizione, eri diffidato e quindi avresti già saltato la partita di Frosinone, sì. E poi ecco qua in un contropiede, qui non sembra neanche che tu lo volessi proprio, no. Ci sei quasi caduto addosso. L'avevo già vista questa scena, ho fermato la corsa apposta, è stato, vedi, furbo lui magari a rallentare anche lui. Cioè, devo dire che comunque l'ho toccato, quindi, però poteva anche evitare l'arbitro al 90esimo di darmi, sì, appunto, il secondo giallo. Effettivamente, però... ecco, non era un fallo intenzionale questo, perché sei proprio quasi più caduta addosso a lui. Appunto. E qua peccato, perché ora non solo sei squalificato, ma ti rimane resto anche diffida. La diffida. Sì. Ecco, qui mister Lucarelli che saluta chiaramente Roselli, l'allenatore del Gubbio. Alla fine della partita in sala stampa il mister Diego forse ve l'avrà detto anche a voi, non è stato molto tenero, no? Nel senso, lui, ecco, era molto amareggiato e deluso per il modo in cui è avvenuta anche per l'atteggiamento di qualcuno di voi, se l'è presa più che altro con i ragazzi un po' più giovani, dicendo loro che una volta che hanno finito i contratti, se giocano con questa mentalità rischiano poi grosso di poter avere delle altre opportunità. Ha voluto un po' probabilmente fargli capire che c'è sempre il margine, come dici te, per sperare in questi playoff, anche se sembra difficile, però un senso a questa fine di questo campionato lo dovete dare, altrimenti dico la fine. Se no, siamo in vacanza con due mesi d'anticipo. Noi, te l'ho detto, noi non, di certo non molliamo, poi domenica prossima ci aspetta comunque una partita difficile. Faremo, ecco, qua ti dispiace ovviamente non esserci, perché l'anno scorso segnaste addirittura il gol dell'1-1 nel finale, una signora squadra, dopo ne parliamo, con un attaccante Daniel Ciofani che ha sempre fatto gol al Viareggio, all'andata dove il Viareggio pareggiò 0-0 riusciste a fermarlo molto bene, quindi la tua assenza dietro in un periodo in cui, ecco, stavi andando anche abbastanza bene, speriamo che non si faccia sentire tra virgolette, ecco, perché chiaramente sarebbe un peccato davvero. Sì, vabbè, però sono sicuro che comunque chi giocherà al mio posto, cioè sono sicuro che comunque farà bene, perché siamo tutti ottimi giocatori, quindi non c'è problema. Ecco, ora si candida per un posto anche Luca Piana, che giocò, il mister a sorpresa lo mandò in campo con l'Aquila, un ragazzo giovane del 94, arrivato in questo mercato aggiuntivo di questa sessione, si è integrato bene con voi e mi pare anche che, come ha dichiarato il mister, è un giocatore di piena affidabilità. Sì, sì, contro l'Aquila giocò accanto a me, e devo dire che ha fatto davvero molto bene, quindi sono sicuro che se giocherà lui, perché no, poi non sono sicuro se gioca lui,
però sono sicuro che farà anche lui una buona partita. Vediamo ora la top 11 di domenica, chi sono i giocatori che sono stati inseriti: il portiere Laieni del Prato, la difesa a 3 con Cognetti del Pontedera, Goldinga della Pisa, Lamma del Prato, il centrocampo con Caccavallo del Gubbio, Guscher del Frosinone, Corapi dell'Aquila, Deli della Paganese, l'attacco un tridente con Mannini del Pisa, ex Viareggio e Siena, Arrighini del Pontedera, Miccoli del Lecce, l'allenatore Esposito del Prato. È chiaro che il Pisa ha avuto un'occasione per vincere questo derby con il Pontedera domenica, era andato in vantaggio proprio con Mannini, si è fatto recuperare in fondo. Ecco, questo Pontedera, Diego, ha, diciamo, la forza di credere fino in fondo, perché non è la prima volta, no, che rimette in piedi le partite, ahimè anche contro di voi è successo. Anche contro di noi è successo, però anche lì per un altro, l'ennesimo errore nostro, ricordo che fecero il 2-2 per un errore nostro. Quindi poi rimaneste in 10, fu espulso della Latta. Della Latta, e loro trovarono il gol della domenica, no? Con questo tiro al sì, volo nel set, mi ricordo. No, quello è col Gubbio. Con la Pontedera da loro, Celente andò a spizzare la palla per loro, praticamente mise l'attaccante davanti alla porta. Per l'ennesima volta, ripeto, hanno approfittato del nostro errore. Ora noi ci fermiamo per la prima parte di Bianconero, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo solamente insieme con Diego Conzon per la seconda parte, per commentare ancora la sconfitta purtroppo di Gubbio e affrontare già la gara di domenica di Frosinone.